Bedotti e Morsia davanti, fermi in appoggio. Per il Colorno Silvestre Cavalli in attacco con Bovi e Scarmonati ad agire alle loro spalle. Due allenatori sono Piccinini e Di Bassi, arbitra Pelagatti della sezione di Livorno. Colorno in maggia giallo-verde, Sasso Maggiore chiaramente divisa interamente blu. Un minuto di silenzio per la morte di Gattai, ex presidente del CONI, come su tutti i campi italiani. A livello di FIGC, pubblico delle grandi occasioni a Sasso Maggiore per un ottimo avvio di stagione della squadra di mister Piccinini. Inizia il match con il Colorno che attacca la sinistra e la sua destra nel primo tempo, ma la prima chance è per Bedotti, l'ex traversetto si gira in un fazzoletto, conclusione parata da Bocchi. Poi Silvestre prova la conclusione deviata, è ottima la risposta di Piccinini, bravo, nonostante la deviazione di Bonatti che poteva trarre in inganno. Poi la conclusione di Morsi al volo, in discreta coordinazione che finisce alle stelle, però su cross di Ghia proveniente dalla destra, e l'episodio decisivo, Bedotti è bravissimo a saltare due avversari, c'è un fallo di Malpeli che viene anche ammonito, calcio di rigore solare per i padroni di casa, va a incaricarsene come detto l'ex San Nicolò Fermi, trasformazione impeccabile, portiere da una parte, palla dall'altra, 1-0 Sasso Maggiore, sarà anche il gol decisivo del match. Partita equilibrata con non tantissime emozioni, a rigore come detto è evidente, fallo di Malpeli in simultanea con un compagno di squadra, trasformazione di Fermi, 1-0 Sasso Maggiore. Fin qui meritato il gol del vantaggio del Sasso, che ha disputato davvero un inizio di campionato molto molto buono sia in Coppa che poi nella stagione regolare. Conclusione di Bartolini, la doppia prova di Pioli, ma la palla termina alta sopra la traversa. Poi la chance migliore del Colorno di ottenere il pareggio, questa bella deviazione di Silvestri, torre stupenda per Cavalli, solo davanti al portiere alza però la mira sopra la traversa, ancora 1-0 dunque Sasso Maggiore. Fine primo tempo con il Sasso in vantaggio, nella ripresa Colorno ancora pericoloso con Ottoni subentrato nella ripresa, ottima sponda di Silvestri, bravissimo in queste cose, però si incespica sul pallone Ottoni, grande chance sprecata dal Colorno, si dispera capitano Malpeli. Poi fallo di mano di Pioli, la reazione di Malpeli che gli mette un braccio in faccia, la controreazione di Pioli che ingenuamente si fa ammonire e non contento dice qualcosa al direttore di gara che dopo qualche istante decide di cacciarlo dal campo, quindi Colorno, anzi scusate, Sasso Maggiore per l'ultima mezz'ora in inferiorità numerica. Pioli stupito dalla decisione dell'arbitro, ma evidentemente ha detto qualcosa di troppo, il corner battuto da Maggi, il colpo di testa cercato da Scanu, nessun problema per il portiere Bocchi. Poi Malpeli, il fallo di mano di un avversario che suscita le ire di Di Bassi della panchina, prima espulsione da mister in eccellenza per il tecnico del Colorno, molto arrabbiato in questa situazione. La punizione di Scarronati per la testa di Silvestre che gira, grande chance, ma finisce 1-0 Sasso Maggiore. Allora siamo con mister Di Bassi del Colorno, un inizio di campionato un po' sotto le attese per il Colorno. Per quanto riguarda i risultati forse sì, però a livello oggi di gioco, di voglia, di cattiveria, di voglia di vincere, di fare risultato, non posso dire niente alla squadra, nel senso che hanno lottato fino all'ultimo minuto, abbiamo sbagliato forse mancanza, forse decisione sotto porta con diversi episodi che non abbiamo sfruttato, però devo dire che oggi come prestazione non posso assolutamente dire niente. Un po' di nervosismo nel finale, anche la sua espulsione. Sì, lì è stato un episodio, nel senso che io avevo valutato che nel primo tempo c'era stata questa ammonizione Scarbonati per un fallo di mani volontario, non vedo perché non dovesse adottare lo stesso metro di misura anche con il loro giocatore, quindi fallo di mano volontario, quindi ammonizione, solo per quello, ma poi non ho detto assolutamente altre cose, ma sua decisione è stata quella, l'accettiamo, va bene così. Con il centravanti del Sasso Bedotti, una gran giocata nell'occasione della rigore. Sì, mi è capitata questa palla, la prima cosa che mi è venuta in mente l'ho fatta e mi hanno chiuso in due, l'arbitro ha fischiato rigore, è stato bravo Danny a buttarlo dentro e niente, sono tre punti importanti e andiamo avanti così. Il Sasso aveva promesso di diventare la sorpresa del campionato, vuole mantenerla questa promessa? Sì, ci sono poche promesse, l'organico c'è, sono tanti giocatori bravi, di qualità, e vedremo, abbiamo fatto 7 punti, però il campionato è ancora lungo, quindi
col tempo si vedrà se veramente possiamo puntare a qualcosa di importante o vedremo, insomma.